abbiamo completato questo percorso che è iniziato diversi anni fa, poi col Covid è stato rallentato, ed è stato quello di realizzare nella nostra sede una cucina didattica molto grande, molto innovativa, che verrà utilizzata per tantissimi momenti di formazione, di cultura e soprattutto anche ad integrare l'attività didattica. Vedrà delle serate, valorizzazione dei prodotti del territorio declinati dai cuochi e ovviamente l'unione cibo-vino. Qui il cibo deve incontrare il vino e il vino deve incontrare il cibo, perché è lo scopo ultimo del vino. Questa sera con il team della Credenza abbiamo preparato due antipasti freddi, quindi una melanzana con una ricotta e l'aceto balsamico, delle ciliegine di mozzarella nappate con una salsa al pomodoro, un risotto ai peperoni, prezzemolo e acciughe, dei paccheri con una crema di anduia, squacquerone e friggitelli, una pancetta scottata con una salsa di ceci e lime e un bacio di dama rivisitato, che è un dolce storico della Credenza.